Buonasera a tutti, siamo qui per l'ultima conferenza di questa serie di 5 che ha avuto un momento un po' di spazio tra le prime tre e le seconde, per, sapete tutti, per la pandemia, e chiudiamo un cerchio, ma speriamo naturalmente di aprirne un altro. Già abbiamo messo al lavoro Roberto per ottobre per riprendere un'altra sessione di conferenze. Conferenze che devo dire hanno avuto un successo, lo confesso, per me inaspettato. Non pensavo davvero che ci sarebbe stato tanto pubblico. Questa sera un po' meno, ma ricordiamoci che c'è la finale di Champions stasera, e quindi siete stati molto bravi a essere qui e non davanti alla TV. Ma c'è sempre stato, ripeto, tanto pubblico. Quello che mi piace di questo lavoro che è stato fatto, a parte la presenza anche e soprattutto dei giovani, è che è stato fatto in collaborazione. È stato fatto in collaborazione con associazioni del territorio, la famiglia Bardigiana, i Lions, il Centro Studi, il Cammino Valceno. Io però stasera rappresento una società, l'Abacus, che è una società che fa archeologia, che fa didattica museale, didattica nelle scuole, visite guidate, eccetera. Perché anche lei? Una società, lo sappiamo tutti, un'azienda. Lo scopo di un'azienda è guadagnare per se stessa e per i dipendenti. Ma in questo caso questa azienda dà una parte piccola, quello che si può, del ricavato alle associazioni. E io credo che unire una realtà societaria a associazioni culturali, associazioni che lavorano sul territorio, sia una cosa importantissima. Non c'è solo il profitto, ma c'è anche proprio l'idea di lavorare per un territorio ricchissimo di cultura, ma ricchissimo soprattutto di persone. Persone che fanno di questo territorio un'eccellenza. Ora, forse siamo, parlo per me, ma dico siamo, plurale maiestatis, forse siamo un pochino incapaci di pubblicizzare questo territorio, di far conoscere al di fuori quello che noi abbiamo. Abbiamo professionisti importantissimi in tutti i campi, e questo potrebbe davvero essere una spinta per far vivere Bardi, per far vivere i dintorni, per far vivere la Valceno. Dobbiamo impegnarci. Io ormai ho un'età che comincio a essere stanca di impegnarmi, dico la verità, però proviamo cercando di raccogliere le idee dei giovani, cercando di vedere quello che a loro interessa, perché non è facile, almeno per noi di una certa età, capire quali sono veramente gli interessi dei giovani, dei ragazzi, eccetera. Ma se continueremo a collaborare, a lavorare insieme e ad impegnarci, io credo che qualche passo avanti potremo farlo. Io adesso lascio la parola a Roberto, che presenterà la relatrice, che senz'altro merita una presentazione più accurata di quello che potrei fare io. Auguro a tutti una buona serata. Spero divulghiate questo incontro, magari per chi non c'è, dicendo che si vada a vedere su YouTube, su Facebook, perché come vedete abbiamo chi registrerà tutto l'incontro, e basta, io vi saluto caramente. Buona serata. Grazie Patrizia, posso aggiungere solo poche cose. Quello che voglio dire è che credo che questa serie di incontri sia stata una bella esperienza, e credo che dimostri che quando ci si mette insieme con un obiettivo comune, sì, si riescono a fare delle cose apparentemente impensabili. Io non pensavo, quando ho lanciato questa idea, che potesse finire e andare così bene, quindi sono il primo a essere sorpreso di tutto ciò. Che però è una dimostrazione che appunto se ci si mette insieme e si collabora per un obiettivo condiviso, si possono fare cose incredibili, che è quello che vediamo
tutti i giorni negli esperimenti e nell'attività che noi facciamo in fisica delle particelle, quello di cui parla Gabriella, che è una mia collaboratrice da 24 anni, a dispetto dell'età che sembra più giovane di quella che è, quindi sembra giovane ma non è così giovane come sembra. 24 anni che collaboriamo e che facciamo esperimenti assieme in fisica delle particelle e non solo, facciamo esperimenti e anche progettiamo esperimenti futuri, e ci parlerà appunto di quello che vogliamo fare nei prossimi 10, 20, 30, 40, 50, forse addirittura 70 anni o 100 anni, perché noi guardiamo molto lontano. Però anche questo, il fatto che ci sia, che bisogna guardare lontano e anche darsi degli obiettivi ambiziosi, è importante. Dove ambiziosi può essere anche il fatto appunto di battere, come abbiamo parlato l'ultima volta, il problema del cambiamento climatico. Quello è un problema tragico. Però se non ci mettiamo di buzzo buono a lavorare tutti assieme per affrontarlo, non andremo da nessuna parte. Ma se lo facciamo, forse, forse fra virgolette, perché io sono agnostico, anzi, vabbè, anche peggio, siamo così, diciamo che forse potremmo fare, andare da qualche parte, altrimenti non andremo da nessuna parte. Non mettiamo limiti. Lascio la parola a Gabriella. Grazie Rob per la presentazione e soprattutto grazie dell'invito. So che mi hai apprezzato per l'invito. Ti ho apprezzato tantissimo per l'invito. Grazie. Allora, la storia che voglio raccontarvi stasera è quella di un acceleratore circolare che i fisici delle particelle stanno pensando di progettare e di costruire nei prossimi anni, appunto, sul lungo termine. E quando dico appunto questo acceleratore, è un acceleratore, come vedete qui, di 100 km di lunghezza. Come dire che se lo facessimo qui potremmo fare un esperimento a Velleia e l'altro a Borgo Varditaro. Quindi insomma, uno esperimento lo mettiamo là, l'altro lo facciamo a Ferriere, va bene? Ok? E lo possiamo anche chiamare il Future Bardi Collider, secondo me è anche un bel nome. Allora, dicevo, un acceleratore di particelle. Ma che cos'è un acceleratore di particelle? Allora, un acceleratore di particelle è questo. Un televisore. Sì, ma non gli LCD che vendono adesso, però, quelli di schermo piatto, eccetera. Proprio quelli vecchi, quelli che c'erano nelle nostre case una volta. Perché? Perché questo in realtà è una, ha dentro un oggetto che si chiama tubo a raggi catodici. Cioè, c'è un filamento che si scalda e emette degli elettroni, e questo, se gli mettiamo una differenza di potenziale, una batteria, una pila, può permettere di accelerare gli elettroni che vengono emessi dal filamento e estrarre un fascio di elettroni. Poi nel televisore quello che succede, ci sono le placchette queste di deflessione e possiamo fare andare il raggio sullo schermo luminoso e vedere l'immagine. Però questo in realtà a noi non interessa, a noi quello che interessa è la parte qua all'inizio, dove abbiamo questa, la parte di accelerazione. Allora, se noi mettiamo in realtà insieme tanti pezzi di accelerazione come questo, quello che troviamo è un pezzo di acceleratore lineare. Cosa vuol dire? Che ogni pezzettino dà una spinta alla particella che estraiamo e la facciamo andare un pochino più veloce. L'acceleriamo un pochino di più. L'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti è di mettere la pila nell'ordine giusto, in modo tale che la particella venga accelerata, la particella carica veda sempre il campo elettrico giusto e venga accelerata. Fino a quanto la possiamo accelerare? Beh, dipende in realtà da quanto lungo lo faccio, quante spinte in fila riesco a mettere. In realtà c'è un trucchetto, che se io, anziché farlo tutto lineare, piego la mia linea e faccio un anello, allora questa cosa qui vuol dire che tutte le volte posso mettere solo alcuni elementi di campo elettrico, quindi di batterie che danno la spinta alle mie particelle cariche, e posso riusarle e far fare alla particella tanti giri, e ad ogni giro guadagnerà sempre più energia, guadagnerà sempre più velocità. E però
c'è un piccolo problema, che la particella andrebbe dritta. Cosa devo fare? Abbiamo qui una soluzione, che è il campo magnetico, perché il campo, una particella in campo magnetico, ci dice la fisica dell'elettromagnetismo, che fa fare una traiettoria curva. Allora, il mio acceleratore unisco un campo elettrico, una batteria, per dare le spinte, e i campi magnetici per curvare le particelle. E a questo punto io posso far girare la mia particella tante tante volte nel mio anello finché acquisisce un'energia sufficientemente grande da poter essere utilizzata. Ma la domanda è: perché voglio accelerare le particelle? Allora, il motivo è perché io voglio vedere la struttura della materia. Noi siamo fisici delle particelle, le particelle sono i costituenti più piccoli della materia stessa, e più energia io do alle particelle, più posso vedere la struttura a livello più piccolo, più microscopico. È come dire che il mio acceleratore di particelle è un microscopio un po' grande, soprattutto se lo voglio fare di 100 km. Ma c'è un altro motivo. Questa formula ormai la conosciamo tutti, sta su tutte le magliette, su tutte le masse, ed è l'equivalenza tra la massa e l'energia. Quindi, cosa facciamo? Prendiamo il nostro acceleratore di particelle. In questo caso abbiamo due palline da ping pong. Le faccio accelerare, abbiamo un po' di energia perché l'ha guadagnata intanto che le ho fatte accelerare, e abbiamo la massa delle particelle. Le faccio scontrare e quello che succede è che tutta la massa che avevo prima è finita in energia. Quindi adesso ho a disposizione tantissima energia con cui posso materializzare delle nuove particelle. Una palla da bowling. E maggiore è l'energia che io metto in campo, più grande è la palla da bowling che posso costruire. Quindi maggiore le masse delle particelle che posso scoprire, particelle nuove che magari ancora non conosco. Però queste particelle tipicamente sono un po' instabili, quindi quello che fanno in realtà è decadere in altre particelle che io poi devo andare a misurare. Quindi la mia energia si è trasformata in massa e poi ottengo altre particelle che devo però andare a studiare e andare a vedere. E come le vedo queste palline da tennis? Con un esperimento. Attenzione che per noi l'esperimento non è la misura. L'esperimento per noi è l'apparato sperimentale, cioè un insieme di rivelatori, di oggetti che noi chiamiamo rivelatori, che sono degli oggetti che permettono di vedere dove è passata la particella e quanta energia, diciamo, interagendo con questi oggetti rilasciano dell'energia e noi vediamo queste particelle. Un po' come dire che abbiamo una grandissima macchina fotografica fatta da tantissimi canali. Tutti i nostri cellulari hanno qualcosa come 10 megapixel, una telecamera buona direi, no? E una volta, diciamo, quindi sono 10 milioni di canali con cui possiamo fare delle foto e possiamo vedere sostanzialmente quello che ci circonda. Il nostro esperimento sostanzialmente è questa cosa qui, una enorme macchina fotografica, un pochino più complessa perché funziona in maniera un po' diversa semplicemente dalla camera che cattura le immagini, e a 100 megapixel, cioè 10 volte di più canali di una normale fotocamera del nostro cellulare. L'altra peculiarità è che mentre la fotocamera del nostro cellulare occupa qualche centimetro quadro, il nostro esperimento, per esempio quello in cui io e Bob lavoriamo, ha un diametro di 20 metri e una lunghezza di 46 metri, quindi un pochino grande. E questo è il modo in cui, per esempio, noi possiamo vedere le particelle. Quindi noi abbiamo i fasci di particelle che arrivano da un lato e dall'altro, si scontrano nel mezzo e l'energia che produciamo da questo scontro materializza delle particelle. Quindi queste sono le nostre palline da tennis che vengono prodotte e che noi dobbiamo studiare. E le caratteristiche, diciamo, queste particelle che noi produciamo hanno delle caratteristiche particolari, per cui quando interagiscono con i rivelatori lasciano delle tracce particolari, un pochino come gli animali
che lasciano le impronte, quindi una persona un po' esperta riesce a riconoscere quale dalle impronte se appartiene alla lince, una volpe, un tasso o cos'altro. Quindi dal modo in cui le particelle rilasciano energia, interagiscono, dove interagiscono, noi possiamo capire che particella era. E questo per noi, diciamo, è un pochino tecnico, ma quello che voglio farvi vedere è che appunto a seconda del punto in cui interagito, del punto in cui, dalla forma, diciamo, dell'energia e della traccia che ha lasciato, proprio come delle impronte, noi siamo in grado di dire, di associare queste etichettine e dire questa è stata un protone, questo è stato un elettrone, questa è stata questa particella in particolare. E da questi eventi noi possiamo scoprire praticamente che cosa è successo in quello scontro delle due palline iniziali. Ok? Quali sono le particelle che noi conosciamo? Allora, questo che vedete qui è uno schema che rappresenta tutte le particelle che noi conosciamo del modello standard. Allora, quelle più non so, ecco qua, si vede. Allora, queste che vedete nella prima colonna blu sono quelle che costituiscono la materia ordinaria, quindi gli atomi, i nuclei che costituiscono gli atomi, insomma tutta la materia di cui siamo fatti. Questi altri, diciamo, questi altri che vedete in questo verde più chiaro, invece sono sempre particelle che noi chiamiamo di materia, ma si formano solo in condizioni particolari, per esempio nei raggi cosmici che si formano nell'atmosfera, oppure nei nostri acceleratori di particelle. Oltre alla materia abbiamo anche quelle che noi chiamiamo particelle di forza, che sono il modo in cui queste particelle di materia interagiscono fra di loro. Quindi come quando le particelle si scontrano fra di loro danno un'interazione. E queste particelle, diciamo, quelle che voi conoscete e sperimentate tutti i giorni sono quelle dell'elettromagnetismo, l'abbiamo anche viste prima, le batterie e le pile. L'interazione debole in realtà probabilmente l'avete già incrociata, e ad esempio se avete fatto una PET avete utilizzato un decadimento radioattivo che è quello che serve per creare le particelle, un decadimento beta meno che serve per creare delle particelle che vengono poi rivelate all'interno della struttura per fare la PET e avere così un imaging diagnostico del vostro corpo. Interazione forte è un pochino più nascosta, diciamo così, meno facile da riconoscere, però vi dico soltanto che quello che tiene insieme sostanzialmente queste particelle di materia e permettono di formare i protoni che costituiscono sostanzialmente il nucleo di tutti gli atomi. L'altra particella che mancava in quel disegno è il bosone di Higgs, di cui forse voi avete sentito parlare. Proprio 10 anni fa, 4 luglio del 2012, è stato dato l'annuncio della scoperta di questa particella, che era la particella mancante del modello standard che era stata prevista, e era stata prevista da questo signore, il signor Peter Higgs, ben 50 anni prima della sua scoperta. Quindi, come vedete, il signor Higgs era un po' commosso quando finalmente abbiamo trovato la particella che lui aveva predetto. Questa è la foto della riunione in cui i capi degli esperimenti Atlas e CMS, due grossi esperimenti LHC, avevano dato l'annuncio della scoperta. Che cosa sappiamo oggi del bosone di Higgs? Beh, sappiamo qual è la sua massa, sappiamo come possiamo produrla, cioè quali sono le particelle, quelle due palline da ping pong che avevamo all'inizio, che ci servono per farle interagire per produrre il bosone di Higgs, e sappiamo quali sono invece le due palline da tennis, quelle in cui decade il bosone di Higgs quando appunto essendo una particella instabile. Ma questo, diciamo, è tutto quello che noi sappiamo del modello standard. In realtà il modello standard non ci dice proprio tutto dell'universo. Ci sono un sacco di cose che ancora non sappiamo. Per esempio, di che cosa è fatto veramente l'universo. Noi ne conosciamo solo il 5%, ne sappiamo descrivere solo il 5% della materia che riempie l'universo. Del resto non sappiamo praticamente niente.
E non sappiamo neanche niente nel modello standard, anche se le utilizziamo e usiamo queste informazioni per farci tutti i conti, perché le particelle hanno la massa che hanno. Sono messe dentro, le abbiamo misurate e le mettiamo dentro il modello, funziona, ma non sappiamo perché sono quelle masse. E non sappiamo neanche se ci sono delle altre particelle, finora non le abbiamo viste, però magari ci sono. E la gravità? Beh, quella la sperimentiamo tutti i giorni, chi non si è fatto una bella caduta, quello che ci tiene con i piedi per terra tutti i giorni. Però anche quella non riusciamo a metterla insieme alla fisica delle particelle, quindi al resto del modello standard. Quindi la lista potrebbe essere lunghissima, ma non è questo il focus della chiacchierata di questa sera. Quello che volevo raccontarvi è questo esempio. Quindi abbiamo detto che, siccome sappiamo che appunto il bosone di Higgs, la nostra palla da bowling che produciamo nelle interazioni decade nelle nostre due palline da tennis, in realtà ce ne sono diversi tipi di palline da tennis e i fisici hanno fatto un buon lavoro nel misurare quante volte il bosone di Higgs è decaduto in varie particelle, nei quark oppure nei gluoni oppure in altre delle particelle che vi ho mostrato prima. Quindi sappiamo quanto è fatta, di quanto è grossa la nostra torta, deve essere 1, e sappiamo la percentuale dei vari canali di decadimento. Ma adesso vi dico, se anziché decadere in palline di diverso tipo potesse decadere in cubi, che sono nuova fisica, perché tutta quello che vi ho descritto prima è produzione di palline e decadimento, invece ho nuova fisica, che questa volta sono dei cubi, e supponiamo che il bosone di Higgs possa decadere in queste particelle. Noi non le abbiamo mai misurate, però evidentemente se c'è quest'altra possibilità di decadimento, le percentuali che abbiamo misurato non possono essere quelle, perché il 100% è 100%. E allora che cosa succede? Dobbiamo modificare queste percentuali. In realtà in questo momento non siamo in grado di dirlo, perché questi cubi non li abbiamo mai visti e la precisione con cui abbiamo misurato quelle percentuali è tale da essere è tale da non permetterci di vedere degli errori o permetterci di vedere della nuova fisica, cioè delle variazioni rispetto a quello che è previsto dal modello standard. E allora che cosa facciamo? Torniamo al lavoro. Eh sì, ups. Ok, scusate, stavo tornando al lavoro e quindi... Ok. Quindi basta. Il gioco del lavoro. Contatti. Il contatto del... Questo? Del VGA. Ok. Non adesso, ma non è un momento. Ok. Va bene. Allora, partiamo da questa. Va bene. Comunque, quello che vi volevo dire è che in corso c'è un altro esperimento, cioè un altro acceleratore che sta funzionando, che si chiama LHC, il Large Hadron Collider. Nella foto che vi avevo fatto vedere di copertina è quell'anello piccolino che sta in basso a sinistra, e quello in realtà è l'acceleratore più potente che c'è in questo momento. E ha cominciato a prendere dati nel 2010, nel 2012 qui da qualche parte è quando abbiamo detto che abbiamo trovato il bosone di Higgs, praticamente un paio d'anni dopo che abbiamo cominciato a prendere dati. Le scale, per semplificare, questa è la rete di collisioni, cioè quante particelle facciamo scontrare ogni secondo,
e di là la quantità di dati raccolti. Ovviamente l'unità di misura è un'unità di misura un po' strana che usano i fisici, ma non badateci. Allora, quindi quello che facciamo è prendere i dati per un pochino, poi fare in modo che abbiamo tempo per migliorare i rivelatori, per aggiustare i problemi e via dicendo, e poi facciamo un'altra presa dati. Tra una presa dati e l'altra aumentiamo questa frequenza di collisioni. Perché aumentiamo la frequenza di collisioni? Perché più collisioni riusciamo a avere al secondo, più particelle, più tracce riusciamo a collezionare, quindi più impronte riusciamo a collezionare, e a quel punto possiamo vedere magari dei dettagli che prima non c'eravamo, di cui prima non ci eravamo accorti. In questo momento noi siamo qui, e quando dico noi siamo qui vuol dire che siamo proprio all'inizio di RAN 3, la terza periodo di presa dati. Questo è uno screenshot che ho preso ieri e sono le prime collisioni di RAN 3. Non abbiamo ancora accelerazione, però questo sono, diciamo, sostanzialmente il simbolo del fatto che stiamo prendendo dati. Quindi ci sono di nuovo dei protoni che girano all'interno del Large Hadron Collider e li facciamo collidere. Quello che faremo è prendere dati per altri 3 anni, poi ci fermiamo ancora per altri 3-4 anni e poi c'è quello che noi chiamiamo High Luminosity LHC, cioè un LHC ad alta luminosità, che vuol dire con un rate di particelle molto più alto. Infatti, se vedete, facciamo 2,5 volte il rate di eventi che abbiamo adesso. E perché facciamo tutto ciò? Perché vogliamo accumulare una quantità di dati veramente enorme per cercare di capire se quelle percentuali che abbiamo misurato prima, quelle che vi ho fatto vedere nella torta, sono veramente corrette, oppure c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa, c'è spazio per avere altra fisica. Quello che facciamo, appunto, come vi dicevo, è far scontrare dei pacchetti di protoni. Sostanzialmente in ogni pacchetto di protoni ne mettiamo addirittura 100 miliardi, esageriamo. Il problema è che i protoni sono degli oggetti complessi, perché non sono delle semplici sfere, ma sono un po' come quelle sfere che dentro hanno delle strutture, delle altre palline, e in effetti è fatto proprio così, quindi con delle palline un po' più grandi, delle palline che a volte ci sono, a volte no, e tutto quello che tiene insieme tutta questa quantità di cose. Quindi che cosa succede? Che quando io li faccio scontrare non so mai qual è il pezzo di questa palla che sta interagendo. E quello che succede sostanzialmente è un po' questo, cioè è un po' come fare scontrare i galli con i romani, non è che si capisce molto bene quello che succede. Ok, allora se lo vediamo un pochino più dal punto di vista della fisica delle particelle, quello che vediamo è questo, quindi abbiamo la collisione e abbiamo tutte queste tracce. Insomma, è un pochino come dire che vogliamo andare a cercare la traccia dell'eprotto intanto che è passato tutta la mandria dei bisonti. Insomma, fa un po' fatica. Però i fisici sono furbi e quindi, siccome sanno riconoscere le tracce, non tutti, diciamo in generale, siccome sanno riconoscere le tracce e hanno messo a punto delle tecniche per cui tutto quel casino che vi ho fatto vedere prima, forse questo, ok, riusciamo a selezionarlo, a buttare via tutto ciò che non ci interessa e tenerci solo delle tracce buone, quelle che noi vogliamo analizzare, di cui vogliamo riconoscere la paternità, che particelle le hanno generate, e misurare anche alcune caratteristiche che ci servono poi per identificare la particella che è stata prodotta. Per semplificarci un pochino di più la vita, anziché far girare dei protoni all'interno del collider, quello che possiamo fare è far girare degli elettroni. Perché degli elettroni? Perché gli elettroni sono delle particelle semplici, non hanno una sottostruttura, almeno non la conosciamo. Per quello che sappiamo noi sono delle palline semplici. Quindi quello che possiamo fare è, anziché far girare il protone, facciamo girare degli elettroni, acceleriamo degli elettroni e gli eventi che si generano sono un pochino più puliti. Perché vogliamo fare questa cosa? Perché questo ci semplifica la vita
per quello che noi chiamiamo la fisica di precisione, ossia andare a spaccare il capello a quelle frazioni di decadimento che andiamo a contare, a quel numero di tracce che vogliamo, in cui vogliamo sapere se una particella è decaduta o no. E questo ci aiuta sicuramente. Quindi il prossimo acceleratore, questo di cui appunto vi racconto la storia, il Future Circular Collider, o il Bardi Collider, adesso vediamo, è appunto questo acceleratore che è pensato in una prima fase a girare, a far accelerare degli elettroni. In realtà faremo diverse energie, diciamo, metteremo i campi elettrici e i campi magnetici in maniera tale da avere diversi tipi di, diciamo, diverse energie a cui far scontrare le due palline da ping pong che abbiamo all'inizio, e questo ci permette di studiare fenomeni di fisica un pochino differenti. Ma siccome appunto, come diceva Bob prima, noi non è che ci fermiamo ai prossimi 20, 30, 40, quello che è, anni, e allora dopo cosa facciamo? Come l'LHC, il predecessore, era un collider leptonico che si chiamava LEP e faceva girare nello stesso tunnel degli elettroni, e poi ci abbiamo messo i protoni e qui non vogliamo fare lo stesso, e allora tra un 50 anni magari ci facciamo girare un po' di protoni. E quindi con un'energia nel centro di massa di 100 TeV, che vuol dire praticamente 8 volte l'energia massima che abbiamo adesso. E dobbiamo un pochino lavorarci ancora sia sulla struttura e su come analizzare di far funzionare questa macchina. Allora, come vi ho detto, l'inizio delle operazioni per la parte elettronica, diciamo per scontro di elettroni e positroni, è 2035-2040, adesso non è che lo sappiamo proprio bene. E quindi diciamo, siamo nel 2022, quindi ci mancano ancora una quindicina d'anni, ok? Dozzina, ok, dipende quando ci mettiamo. Quindi mi devo già preoccupare del Circular Collider? Io direi di sì. Perché? Perché torniamo un passo indietro nella storia. Questa è la timeline, cioè la storia nel tempo del Large Hadron Collider, quello con cui stiamo prendendo dati adesso. Adesso noi siamo qua, nel 2022, stiamo facendo fisica, però se vedete l'inizio di questa linea del tempo è con la progettazione, che era nel 1984 o qualcosa del genere, che vuol dire che io avevo circa 10 anni, più o meno l'età di mia figlia che ha adesso, e quindi vuol dire che questo è accaduto sostanzialmente 40 anni prima che effettivamente fosse messo in funzione, 30 anni prima che il collider fosse messo in funzione. Perché? Perché prima di prendere veramente dati, di avere questo oggetto, dobbiamo pensare come farlo, quindi progettare tutto, sia la macchina che gli esperimenti, dobbiamo costruire degli oggetti per capire se funzionano o no, e poi farli. Cioè, sostanzialmente, dobbiamo fare questo. Questa è un'attività che avevamo fatto a Pavia, appunto. Non so se riconoscete qualche giovane fisico del 99. Ne avete ben due lì in prima fila. E questo è stato il mio primo test beam, datava 1998, ed era uno dei primi prototipi che avevamo fatto per queste camere, che sono sostanzialmente uno degli oggetti che serve a tracciare, a misurare le particelle che vengono prodotte nell'esperimento. Sei Gattoni? Eh sì, sono questa qua. Non sono cambiata tanto, no? Ok, scherzi. Quindi dopo aver fatto i prototipi, esserci convinti che questi oggetti funzionano veramente, e poi bisogna costruirli per coprire tutta la superficie.
dell'esperimento, e ve lo ricordo che le dimensioni sono 20 metri per 46 metri di lunghezza. Questo è con il team di meccanici degli NFN di Pavia, con cui abbiamo costruito sostanzialmente tutte queste camere, e dopo averle costruite ovviamente le abbiamo testate, ci siamo convinti che funzionavano bene e quindi poi le abbiamo installate nell'esperimento, forse. Arriva. E installate nell'esperimento vuol dire metterle esattamente nel punto giusto, perché a noi serve sapere esattamente dove queste particelle si trovano, ok? Ok, allora, vediamo un pochettino. Ok, e mentre qualcuno si arrampicava nell'esperimento a mettere a posto le camere, qualcun altro, sempre i due soliti ignoti qua davanti, insieme ad altri loschi figuri, cercavano di far funzionare il sistema di acquisizione. Che cos'è il sistema di acquisizione? È un po' tipo il software che gira sul nostro cellulare, ok? Quindi la videocamera acquisisce la misura e però poi deve fare la fotografia, magari salvarcela nella directory giusta e poi magari spedirla agli amici, ok? E questo, come vedete, ha preso 25 anni dall'inizio di quando abbiamo cominciato a pensare a questa attività. Dopodiché, finalmente, nel 2010 abbiamo iniziato a prendere dati. Quindi, domanda, visto che ci abbiamo messo questa bella trentina d'anni per riuscire da quando ci abbiamo pensato a quando abbiamo realizzato abbiamo realizzato l'esperimento, abbiamo fatto la presica dati, è il caso di preoccuparsi? Sì, nel senso che è il caso di mettersi veramente al lavoro su queste cose. E infatti adesso siamo proprio nella fase di prototipazione, nel senso che già una grossa fetta della progettazione, sia dell'acceleratore che degli esperimenti, quantomeno come idea iniziale, è stata fatta. E quindi quello che stiamo facendo adesso è studiare dei prototipi che ci permettono sostanzialmente realizzare dei prototipi che ci permettono di vedere se nuovi tipi di rivelatore, quindi se nuovi tipi di fotocamera che stiamo costruendo possano andare bene, funzionano bene e via dicendo, e poi possiamo iniziare a costruirli ed eventualmente metterli nell'esperimento. Magari vi state domandando, non possiamo usare quelli vecchi? No, e perché quelli vecchi non hanno le prestazioni che serviranno ad una macchina come quella che avremo in futuro, che richiederà un rate, che richiederà delle precisioni molto più alte rispetto a quelle per cui abbiamo costruito l'esperimento adesso. Quindi ne servono di nuovi rivelatori che abbiano delle caratteristiche, diremmo delle performance, che sono migliori. E quindi ci siamo messi veramente al lavoro a costruire i prototipi. E questa volta, anziché arrampicarmi negli esperimenti, ci mando i dottorandi dentro il calorimetro a fare i test. Quindi abbiamo già iniziato a fare dei test, a costruire dei prototipi e vedere se questi sono adeguati, sono adatti per la nuova generazione di esperimenti. Tutta questa attività ovviamente non resta, diciamo, non si fa in poche persone, come avete visto, anche se nel TESBIM alla fine già si gioca in una decina di persone, ma questa è per esempio una foto, la foto di gruppo che si fa della riunione annuale del Future Circular Collider, e vedete che ci sono tantissime persone, e queste qui sono solo le persone che quel giorno lì, quella volta lì, sono andate alla riunione. In realtà dietro ce ne sono tantissime persone in più che lavorano. Ma perché servono così tante persone? È perché l'esperimento e l'acceleratore è complesso, perché servono le persone che sono esperte degli acceleratori, e vi assicuro che la fisica che sta dietro alle caratteristiche, che sta dietro agli studi per far circolare le particelle nell'orbita corretta, con l'accelerazione corretta, con le dimensioni corrette,
è complicata, tanto complicata. Quindi servono gli esperti dell'acceleratore, gli esperti dell'esperimento e ogni tipo di rivelatore, quindi ogni tipo di oggetto, fotocamera che serve per fotografare un tipo di traccia, un tipo di particella, per riconoscere le tracce di un animale che abbiamo visto prima, ha la sua specialità, la sua peculiarità. Quindi quello che dobbiamo fare è mettere insieme una grossissima comunità fatta di esperti di ciascun tipo di rivelatore, gli esperti dell'acquisizione dati, quello che permette a tutti i dati che arrivano dalle fotocamere di fare il corretto flusso e venire salvati sul disco, e serve chi li analizza poi questi dati e mi dica se la percentuale che io ho misurato di decadimenti della mia bosone di Higgs è quella che si aspetta il modello standard oppure no, e tutto ovviamente speriamo di no. Però questo è il motivo, oltre ovviamente a tutta una serie di altre persone che servono della collaborazione per mettere insieme tutte queste persone a lavorare e a ottenere il risultato. Vi faccio vedere una slide, ovviamente qui i numeri non sono esattamente quelli corretti perché il Future Circular Collider non ha al momento una collaborazione definita, nel senso che c'è una lista di persone che afferiscono, ci sono una lista di persone interessate e come vedete queste persone interessate vengono un pochino da tutto il mondo, così come è stato per l'LHC. E qui vedete una lista, diciamo sempre una torta, in cui fa vedere ad una data evento dell'FCC le partecipazioni, e come vedete noi siamo secondi solo agli Stati Uniti d'America e diciamo sono un po' più grandi gli Stati Uniti d'America, perché c'è veramente un grossissimo interesse da parte dei fisici italiani a questo progetto che è così appunto di sguardo verso il futuro. E siamo talmente così interessati a questo che le collaborazioni italiane hanno proposto un esperimento, diciamo un esperimento concettuale ovviamente, nel senso che sono state messe insieme diverse tecnologie e abbiamo proposto un detector che si chiama IDEA, e ci è sembrato veramente una buona idea, e che in realtà sta per detector innovativo per il futuro acceleratore elettroni e positroni. E questa, diciamo, l'idea iniziale è stata proposta da tutti i gruppi di ricerca italiani. Poi ovviamente quello che si fa su ogni tipo di rivelatore ci sarà la convergenza di diversi gruppi di ricerca da parte di tutto il mondo, e quello che è successo per LHC ed è quello che succederà anche per gli esperimenti al Future Circular Collider. Questo mi sembrava una bella soddisfazione dal punto di vista delle collaborazioni italiane che stanno lavorando su questa attività. Quindi quello intanto che cerchiamo, appunto, sviluppiamo rivelatori per creare appunto questo nuovo acceleratore, in cui in realtà non è che stiamo proprio cercando la domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto, diciamo quantomeno ci accontenteremmo dei decadimenti dell'X, quindi un pochino più ristretta come cosa. In realtà quello che facciamo è sviluppare una tecnologia, sviluppare un know-how che in realtà può essere utilizzato in tantissimi campi. Io ho fatto l'esempio prima del decadimento radioattivo, che noi studiamo perché è fisica di base, perché noi vogliamo sapere come funziona il mondo, e però lo utilizziamo per fare per esempio le PET. E tutto quello che abbiamo imparato sugli acceleratori? Beh, per esempio lo possiamo usare per fare l'adroterapia, quindi un acceleratore di particelle. E se non ve l'avessi scritto in alto probabilmente avreste pensato che è un altro esperimento di fisica, e invece questo è un acceleratore che è costruito apposta per produrre fasci di protoni o ioni carbonio che servono per curare il tumore. E in realtà, diciamo, quello che facciamo in realtà è studiare l'universo, studiare come è fatta la materia, studiare le regole del gioco, se volete, le interazioni fra le particelle, perché questo è
quello che noi facciamo per diciamo, aumentare la nostra comprensione dell'universo, per aumentare la nostra concezione di quello che ci circonda e di quello di cui siamo fatti. Però in realtà nel fare questo ci possono essere anche appunto degli esempi positivi di ricadute sperimentali, delle ricadute applicative, e queste sono un diretto beneficio per tutta la popolazione, oltre alla conoscenza, diciamo, che la ricerca di base offre. Però tuttavia bisogna dire che la ricerca di base va avanti di per sé, senza, diciamo, lo scopo di fornire un prodotto necessario, un prodotto pronto per la società. Quello che facciamo è studiare, mettere dei semi che forse in futuro potranno portare delle ricadute, potranno portare delle applicazioni che in questo momento in realtà noi non possiamo neanche immaginarci. Però questo è quello che ci spinge, che ci motiva a pensare a un acceleratore di 100 km che costruiremo nei prossimi 30 anni e che probabilmente prenderà dati per i prossimi 70 anni. Quindi anche mia figlia all'epoca sarà in pensione. Grazie. Ci sono con domande, commenti, suggerimenti, critiche? Perché? Suggerimenti sarà due. Ma anche critiche, nel senso che noi facciamo questa attività pensando di fare... No, in realtà la facciamo soprattutto perché ci piace, punto. Non è che la facciamo perché abbiamo lo spirito dei missionari. Tuttavia, cerchiamo di convincerci che questo può essere utile alla società. Però... Allora... Hai detto prima che i protoni sono un conglomerato di altre particelle che magari non sai cosa ci viene fuori, mentre l'elettrone è più chiaro, no? È solo ad oggi. Però si pensa, però se ci si aspetta la creazione di qualche cosa nello scontro, allora io da stupida mi dico: nello scontro di due protoni ci sono più particelle dentro, chissà cosa ci viene fuori, mentre invece due elettroni che sono semplici, cosa no. Crei? Allora, in realtà è una osservazione molto acuta, ed è il motivo per cui alle volte facciamo degli acceleratori di protoni e alle volte degli acceleratori di elettroni. Gli acceleratori di protoni hanno il beneficio che quando io accelero, come dicevo prima, non so esattamente quali sono le due particelle che si scontrano, quindi io so qual è l'energia dei protoni, ma l'energia dei singoli costituenti non è nota, e quindi io posso fare praticamente con un'interazione, come dire, uno scambio di energia, quindi fare tante interazioni e energie diverse, e questo mi arricchisce. Aspetta, è anche particelle diverse. E anche particelle diverse, esattamente, perché all'interno ho quark di diversi tipi, quindi ho tante interazioni diverse. I protoni possono interagire, siccome sono carichi, possono interagire elettromagneticamente, possono interagire con tutte le forze, anche quella forte e quella debole. Gli elettroni in realtà interagiscono solo attraverso le particelle, l'elettromagnetismo, quindi attraverso i fotoni, e attraverso le forze deboli, quindi non ha quelle di colore. Però in realtà può produrre delle altre particelle che a loro volta invece possono fare questo tipo di interazione, quindi non è riduttivo avere degli elettroni. Quello con cui mi aiuta avere gli elettroni è quello che vi faccio vedere, avere delle interazioni più semplici, quindi sapere esattamente qual è l'energia di partenza, e a questo punto mi dà un'informazione in più, perché quando io vado a mettere insieme tutte le informazioni sulle tracce, ho la somma totale, la so. Quindi quello mi aiuta a mettere una condizione in più per risolvere il mio sistema di equazioni, mettiamola così. E quindi è quello che mi aiuta a quella che si chiama fisica di precisione, perché non ho tante indeterminazioni all'inizio, mentre nell'interazione con i protoni ho tante indeterminazioni, perché non so che particella ha interagito, non so con che energia,
e via dicendo. Dica, professore. Volevo però, il succo è che con gli elettroni tu hai una situazione estremamente semplice, infatti gli elettroni vengono usati per fare esperimenti di misura di precisione. Con i protoni è una situazione estremamente molto più variabile, molto meno sotto controllo, e infatti i protoni vengono usati quando non sai dove andare a cercare. Quando non sai dove andare a cercare, fai scontrare i protoni e andiamo a vedere dove c'è un segnale. Quando sai dove c'è il segnale, usi gli elettroni perché è molto più facile poi fare le misure di precisione. Quindi la tua domanda è assolutamente logica. Abbiamo due categorie di acceleratori diversi. I protoni li usiamo quando non sappiamo dove sbattere la testa. Diciamo, ok, vediamo cosa succede, se c'è qualcosa di nuovo, forse. È un po' l'asterendio, insomma. Mentre invece gli elettroni sappiamo che c'è qualcosa, allora andiamo lì con l'energia e andiamo a cercarla con precisione. Quindi è assolutamente perfetta la tua domanda, per quello che all'acceleratore di elettroni e elettroni futuro, quello che vogliamo fare è metterci proprio, avete visto qua, ho aggiunto quattro energie, perché quelle sono proprio delle energie precise in cui avvengono dei precisi fenomeni di interazione, e noi ci mettiamo proprio lì, perché lì sappiamo che succede qualcosa, e lì andiamo a raccogliere la statistica per vedere quelle famose precisioni, per vedere se riusciamo a trovare qualche cubo che venga prodotto nelle nostre interazioni. Ma cosa c'entro io quando sono in pensione? Cosa c'entra? Io quando sono in pensione. Cosa c'entra la sua pensione? Allora, Sara giustamente si chiede, che è la figlia di Gabriele, cosa c'entra la sua pensione? No, ma per dire! Ma per dire che quando partirà l'esperimento, probabilmente io sarò in pensione, vediamo. E quando finirà, probabilmente sarai anche tu, come dire che saranno passati altri 60 anni e a questo punto avrai fatto tutta la tua carriera lavorativa, qualsiasi sia. Speriamo. Un commento per la fisica che conta. Cosa spinge un ricercatore giovane a intraprendere un percorso in questo campo quando sa che l'esperimento si farà molto oltre la sua vita lavorativa attiva nella ricerca? Cosa spinge un ragazzo adesso a voler fare FCC, che è questo nuovo progetto, quando sa che lui non vedrà i dati? O li vedrà da pensionato, appunto? Beh, in realtà, un ragazzo che comincia adesso probabilmente i dati li vedrà, però al di là di questo secondo me è il momento di FCC più entusiasmante, perché è lo stesso momento che io ho vissuto prima di LHC, appunto. Io quando sono arrivata era appunto il 99, si stavano facendo i prototipi, quindi è quel momento in cui non si è ancora a regime, le cose devono marciare, eccetera, c'è ancora margine per inventiva, c'è ancora margine per metterci il proprio contributo, i propri 2 centesimi di inventiva, il proprio entusiasmo. È proprio il momento in cui si può ancora inventare, è il momento in cui si può costruire insieme agli altri, si può farsi un'esperienza, diventare esperto di qualcosa e portare questa esperienza nell'esperimento, nella costruzione e nel futuro della ricerca. Quindi in realtà questo è il momento più eccitante per FCC, e infatti io e Bob stiamo lavorando su quello. Non perché siamo giovani, però perché è il momento più divertente, e quindi oltre a lavorare su LHC, quindi portare avanti la nostra responsabilità per far funzionare gli esperimenti che già ci sono, ovviamente ci siamo messi a divertirci e a costruire degli esperimenti nuovi, provare a fare dei prototipi nuovi, tornare al TESBIM e fare tutte queste cose che sono, come diceva Bob, la cosa più divertente che fa un fisico delle particelle sperimentale che costruisce esperimenti. Non lo so se ho detto questo. No, però la molla che spinge uno a fare questo lavoro qua è sempre la curiosità e la voglia di mettersi in gioco, di sfidare, di andare oltre dei limiti, di provare ad andare oltre i limiti della conoscenza in particolare, no? Non
al di là dei limiti tecnici. Quindi di riuscire a capire qualcosa di più oltre a quello che si è capito fino adesso, che è il motore poi della ricerca di base. Il motore della ricerca di base è capire. Cioè, hai un problema, perché cavolo Archimede si è messo lì a cercare di capire perché se il greco era uno solo, ce n'erano tre, ce n'erano cinque, era un problema di semplicemente una sfida intellettuale che si basava sul fatto della idea che tu potessi capire l'universo, che è un problema non risolto, cioè che non è per niente ovvio, però ti metti in sfida, ti metti confronti con un problema e cerchi di capire se lo riesci, se è possibile risolverlo, quando non sai se la risposta è sì o no. Noi oggi non sappiamo se l'universo è conoscibile, però quello che facciamo è cercare. Scommettiamo sul fatto di fare il meglio, cerchiamo di fare il meglio possibile per andare avanti su questa strada. Se fossi una ragazzina adesso avrei desiderio di iniziare un'attività di questo genere, o dal più piccolo anche al più grande. Ad esempio mi ha affascinato il viaggio del James Webb, che può andare a guardare oltre magari i 13 miliardi, 14 di anni indietro. Perché sempre più pensiamo che quello che vediamo sia solo apparenza e che invece ci sia qualcosa di diverso sotto, come dicevi, dalle particelle che chissà cosa c'è dentro e dal più grande chissà cosa c'è fuori. Per cui sì, ecco, questa per me sarebbe la molla per cercare di capire di cosa siamo fatti. Quello che, a parte la conoscenza che avete trasmesso questa sera, ma quello che a me è piaciuto molto è la passione, perché credo che lei abbia veramente trasmesso la passione per il suo lavoro, e un lavoro che si fa con passione è sempre, in ogni caso, un lavoro che dà dei frutti. Non è detto che i frutti arrivino come conoscenza, ma senz'altro dà frutti nel rapporto umano con gli altri. Adesso poi non vorrei cadere in una discussione filosofica, però secondo me questo sì, e questo è importantissimo. Sono d'accordo su questo, penso anch'io. Adesso non voglio dire che noi abbiamo chissà quale passione, chissà quale. Cioè, c'è tanta gente che mette passione nel suo lavoro e penso che anche noi in generale ce la mettiamo, poi con alti e bassi, perché non pensare che il nostro lavoro sia sempre esaltante, o che stanchiamo tutti ogni tanto, no? Però l'obiettivo è ambizioso e noi siamo probabilmente ambiziosi, cerchiamo di progredire, di far progredire la conoscenza di come l'universo funziona, con l'ambizione che tutto da dimostrare, anzi è indimostrabile, che sia conoscibile, che questo è un problema di base epistemologico, non è che noi possiamo risolverlo. Il fatto che l'universo sia descrivibile con formule matematiche, questa è una scommessa di Galileo sacrosanta, ma ad oggi, e sarà sempre una scommessa, non è che qualcuno un giorno avrà la teoria del tutto. Io non ci credo, anche se ci sono fisici teorici che hanno questa idea nella testa, tuttavia mi sembra un'ipotesi sperimentalmente impossibile. Nel senso che una teoria può essere perfetta, ma dal punto di vista sperimentale non sarà mai possibile dimostrarla fino in fondo. Quindi noi possiamo solo, uno dei problemi epistemologici con cui ci scontriamo è il fatto che noi possiamo solo falsificare le teorie, cioè dimostrare che sono false, non dimostrare che sono vere. Perché per dimostrare che sono vere servono infiniti esperimenti, infinito tempo, infinita energia, infinito qui e infinito là, quindi non è possibile. Mentre basta un singolo esperimento per dimostrare che sono false. Esattamente, quindi noi possiamo solo falsificare. Quindi le teorie del tutto, dal mio punto di vista, esistono solo nella mente dei fisici teorici, che è legittima, per carità. Gente come Hawking ha passato la vita pensando di quali erano le alternative,
se c'era un'alternativa a come l'universo era fatto, se Dio poteva, Dio fra virgolette, non nel senso religioso, ma comunque, se l'universo poteva essere diverso da quello che è, ecco, e se c'era una regola finale che poteva spiegare tutto quanto. E ci sono tanti fisici che ragionano in questa direzione, ma sono fisici teorici, noi siamo sperimentali, ce ne freghiamo. Esatto, però con un po' di sano immotivato ottimismo noi siamo convinti. Gabriella è una che spesso ha immotivato ottimismo. Con sano immotivato ottimismo uno spera di arrivarci vicino, ecco, non è proprio il 42 risposta fondamentale, però insomma saperne un po' di più. Lavorano allo stesso esperimento o su esperimenti diversi? Ci sono, in realtà all'interno degli NFN ci sono appunto degli esperimenti che sono divisi su tante sezioni, ci sono quelli, gli esperimenti per esempio quelli più grossi come gli esperimenti con cui lavoriamo noi, ATRAS, CMS e così, che raccolgono quasi tutte le sezioni degli NFN, altri esperimenti più piccoli sono condotti da gruppi di ricerca che sono più diciamo circoscritte, quindi tengono dentro, diciamo, hanno dentro ricercatori di magari una, due o tre sezioni. Quindi sì, diciamo, le sezioni degli NFN lavorano insieme e questo è appunto sia le sezioni degli NFN e sia le nazioni in generale lavorano insieme per questi progetti, tra l'altro grandissimi, e questo arricchisce, oltre alla conoscenza, perché ovviamente ognuno porta la sua esperienza, è un arricchimento umano incredibile, perché si possono fare le conoscenze con persone che arrivano da estrazioni, diciamo da regioni completamente diverse, con abitudini diverse, culture diverse, e questo è anche, diciamo, un altro degli aspetti positivi di queste grosse collaborazioni, perché permette veramente anche un arricchimento, oltre che culturale, oltre che scientifico, anche dal punto di vista umano. Se posso aggiungere, ma ci in realtà l'NFN è un ente estremamente flessibile, si occupa della ricerca in fisica delle particelle, tuttavia ha un singolo campo di ricerca, è diviso su quattro linee di ricerca, più una linea di ricerca tecnologica, più una linea di ricerca sugli acceleratori, più una linea di ricerca sulla divulgazione scientifica, sul trasferimento tecnologico. Quindi in realtà ha tantissime attività che vanno dalla fisica delle particelle, in particolare quello che facciamo noi, gli acceleratori, alla fisica sui satelliti, sul sottoterra, sott'acqua, nel ghiaccio dell'Antartide, invece che nel Tibet, invece che la fisica nucleare in vari posti del mondo, insomma, è estremamente variegato e coordina tutta l'attività di fisica fondamentale delle particelle in Italia. L'INFN è quasi un unico, anzi, da quello che posso dire io, dall'alto del 40 anni quasi di esperienza, è che l'INFN è un unicum al mondo, non c'è nessuna nazione che ha un ente così strutturato e così efficace come l'Italia in questo campo, e si vede in quello che abbiamo visto anche nei numeri che faceva vedere Gabriella prima. Quindi l'INFN è un gioiellino e non ce l'ha nessun'altra nazione al mondo. Coordina, è stato fondato apposta per coordinare la ricerca in fisica delle particelle, fisica nucleare, allora era fisica, si chiamava fisica nucleare, in Italia negli anni 50, ed è tuttora l'ente più efficace che io conosca nel fare questa attività in una singola nazione. Non ce li ha gli Stati Uniti, non ce l'ha la Francia, non ce l'ha la Germania, non ce l'ha l'Inghilterra, un ente così strutturato e così forte come abbiamo in Italia. Per citare, faccio un esempio, nel 2010 o 11 i quattro grandi esperimenti al CERN dell'LHC, ATLAS, ALICE, LHCb e CMS, avevano questi quattro leader: Paolo Giubellino, ALICE, Fabiola Gianotti, ATLAS, Guido Tonelli, CMS, e Pierluigi Campana, LHCb. Quattro italiani,
3 su 4 dell'INFN, perché l'unica che non era INFN era Fabiola Gianotti del CERN. 3 su 4 però con carta di identità evidentemente italiana. Siamo il numero uno per nazionalità, non per, non per istituto, ma degli utenti, degli scienziati e tecnici che lavorano al CERN. Credo che questo sia cosa rimarchevole, non banale, non per niente banale. Infatti i nostri colleghi spesso imparano a parlare italiano perché altrimenti non se la cavano più. Avete mai visto dei ricercatori che stanno cercando, italiani che stanno cercando di risolvere un problema, che stanno lì a discutere? Cioè, o imparano l'italiano anche gli altri, o se no, poverini, non ce la possono fare. Altre domande, commenti? Suggerimenti? Ripeto, noi accettiamo anche suggerimenti, e ne abbiamo bisogno. Ho un suggerimento. Prego. Quando è che possiamo andare a fare un giro a Ginevra? Lui è guida ufficiale. Lo so. Noi una volta siamo stati, però sono passati ormai molti anni. E allora magari io ho qualche nipote nuovo che vorrei portare. Possiamo farlo. Le visite al CERN sono state riaperte con limitazioni che non c'erano prima del Covid, però si può fare, esistono già visite. Tuttavia non è facile fare quello che io ho fatto allora. Ci accontentiamo di qualcosa di meno. Diciamo dai. Che bisogna fare qualcosa di meno. Allora era più facile e io mi sono presa un po' di libertà sapendo che poi chiudevano gli occhi. Questo non me l'avrei aspettato. Una volta ho portato lì 40 persone, sì. Ho detto io, oh cavolo, c'ho 40 persone in visita e adesso da me. Eravamo di più di 40. Sì, ma lui ne ha dichiarati 40. 40 per gli organizzatori, diciamo che si può fare, bisogna farlo un po' con quei tempi, i modi dovuti, ma si può. Nel senso che non è niente di illegale, no? Noi come scienziati al CERN possiamo organizzare visite private, però non tutte le limitazioni che io ho sempre violato, adesso non potrò più farlo. Sappi lo che lo stai dicendo, il mondo visione e sei registrato. Allora, tagliate questa. Altre domande, commenti? Suggerimenti? Basta. Se no, terminiamo qui. Aspetta un attimo però, perché io vorrei tanto salutare tutti. E poi dopo dirvi che questo esperimento di collaborazione, come ho detto all'inizio, mi sembra particolarmente ben riuscito e non solo lo riproporremo in autunno, ma nel frattempo cercheremo di collaborare con le altre associazioni per altre cose, giusto? Perché quest'estate ci sono già in vista dei momenti di collaborazione. Poi, vabbè, saprete tutto con il tempo, ma credo che veramente sia, ripeto, un esperimento riuscito benissimo e quindi da continuare. Grazie Patrizia, sono convinto anch'io, anche se non so se è un po' interessante, ma comunque questo dimostra che se ci si mette assieme con un obiettivo condiviso si possono fare delle cose e questo vale per i nostri esperimenti e vale anche per questo tipo di iniziative. Quindi sono convinto anch'io che sia un esperimento molto positivo. Speriamo, vedremo. Quando io sono sperimentale, non scommetto niente. Vedremo come andrà, però lo ripeteremo. Ma se solo aggiungere una piccola cosa, io invece mi permetto a nome di tutti gli speaker di ringraziarvi per l'accoglienza che ci avete fatto, per tutta l'organizzazione. E ci siamo trovati benissimo e penso di poter parlare a nome di tutti noi che siamo venuti qui e vi ringraziamo veramente di cuore. Ma qua abbiamo 3-4 speaker delle sono venuti ancora allora, perché si sono trovati male. Allora a questo punto dico una cosa anch'io, che non solo ci è piaciuto l'incontro,
ci è piaciuto tantissimo stare con voi, perché ragazzi è un gruppo di ricercatori, scienziati, quello che sono, persone fantastiche, per cui scusate se vi, però veramente grazie, veramente no, siamo stati, poi ci mantiamo la testa, state bene a montare.